Marco Marcolin, perché la Lega Nord è contraria al decreto sulle missioni internazionali? È contraria su questo decreto perché il modo di agire è inopportuno. Agiscono senza coperture, hanno coperture dicono che coperture per un anno, invece sono solo per 6 mesi, 614 milioni stanziati per l'intera missioni, stanziati l'anno scorso proprio per quest'anno, basteranno fino a luglio. A luglio saremo costretti ancora ad andare a vedere dove si potranno trovare i soldi per finire queste missioni, che devono finire entro il 2014, e di conseguenza noi siamo veramente contrari su questo modo di agire. Su questo modo di agire, anche perché è un momento in cui i risparmi si devono fare, e credo che noi abbiamo indicato nei risparmi soprattutto delle missioni minori da togliere, perché missioni come Cipro, come altre situazioni dove servono solo per mettere una bandiera, a noi non ci stiamo, a questo gioco ci sembra quasi più una partita di risico che un vero e proprio organizzazione delle missioni. Ci sono alcune missioni che secondo la Lega Nord devono essere chiuse? Ma sicuramente quella dell'Afghanistan noi dobbiamo vederla in maniera molto molto attenta, anche perché già gli Stati Uniti se ne stanno andando, paesi come la Francia, l'Olanda, la stessa Gran Bretagna adesso se ne sta andando, gli stessi Stati Uniti stanno ripensando anche alla cosa, quindi vorrebbero ridimensionare, se non addirittura togliere tutto il loro personale militare, per cui noi a questo punto dobbiamo chiederci veramente cosa dobbiamo fare lì, cosa potremmo fare lì in quei luoghi, perché ormai l'interesse di rimanerci non c'è più. Piuttosto noi vedremo di potenziare quello che è la missione in Libia, in quanto la Libia di Rimpettaia è il luogo dove partono tutte quelle carrette del mare, dove poi purtroppo si tratta di persone che cercano anche magari un qualcosa per venire a stare meglio, ma che purtroppo non possono, sono vittime di organizzazioni criminali, e forse questo noi non ce ne accorgiamo. Quindi potenziare la Libia secondo noi sarebbe la cosa migliore.